Quante persone fra il pubblico sapevano anche, avevano anche letto la, giusto se il la libro? Vedevano, se la ripetevano di nuovamente. La vedevano quest'anno, l'anno 21 la rivedevano nuovamente, la rivedevano sempre, così. E ne parlavano pure nei vari circoli, nei vari panchine dei giardini pubblici, così. Lei ha letto, giusto lo dico, negli anni 50, quindi dopo, diciamo, dopo il periodo dell'opera dei pubblici. Sì, dopo il periodo. Ma nel periodo prima della guerra, fra il pubblico, quante persone avevano anche letto Giusto lo dico? Quasi tutte le famiglie c'erano un romanzo dell'opera di Giusto lo dico. Quasi tutte le famiglie, perché veniva distribuito a dispensa settimanale. Ricordo 10 centesimi la dispensa e aspettavano con ansia che uscisse l'altra dispensa, tanto che poi la tipografia non ne stampava una alla settimana, ma faceva 5-6 dispense in una settimana per esaurire il desiderio dei lettori. E vedeva lei, per esempio, il più istruito che leggeva in una panchina e attorno tanta gente che ascoltava. Ah, se Rinaldo, perché non lo uccideva? Perché lo ha salvato? Visto ora gradisce in prigione. Lui doveva incoronarsi il re di Francia, imperatore d'Italia. Ecco, i vari commenti dei vari persone che ascoltavano oppure vedevano l'opera dei pubblici. E dove succedeva questa lettura e quanto spesso? Nelle strade, dove si trovava per esempio un ingresso in una scala con 2-3 gradini, si sedevano là e quello leggeva oppure raccontava. Io avevo un fratellastro che era molto bravo nel contare l'opera dei pupi. Sa, e poi li lasciava così, proprio perché il resto a domani le diceva e felice sera. Ed era perché andavano per esempio in una trattoria, le pagavano da bere e lui ci raccontava il conto. Era molto bravo, sa, molto molto più bravo di me, era più grande.